Se pensiamo alle fitness tracker a basso costo, il record assoluto va a lei, Mi Band di prima generazione. Un dispositivo semplice nelle funzioni e nella costruzione, ma che a suo tempo è stata una vera rivoluzione, andando a creare la possibilità per tutti gli utenti, proprio a livello popolare, considerando il basso prezzo d'acquisto, la possibilità di monitorare lo stato di salute, cosa a suo tempo ad appannaggio di dispositivi molto più costosi. E poi con l'avvento di Mi Band 2 è stato introdotto il display che ha migliorato l'esperienza d'utilizzo, permettendo proprio di visualizzare in tempo reale i dati raccolti dalla piccola fitness tracker. E con l'avvento di Mi Band 4 è stato introdotto il display a colori, per poi arrivare ai nostri giorni con lei, Xiaomi Smart Band 7. Perde il suffisso Mi. E a mio avviso forse perde anche un po' quella che era la filosofia della prima generazione di queste Mi Band. Ma a parte questo, scopriamola insieme all'interno di questa recensione, resa possibile da ECCA, uno store che vende decisamente a prezzi appetibili tanti dispositivi di tecnologia. Troverete il link d'acquisto qui sotto in descrizione e eventualmente, se riusciremo, vi forniremo anche un coupon per abbattere il prezzo d'acquisto, ma soprattutto vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella e curiosare sui nostri canali social, compreso il canale Telegram, dove quotidianamente pubblichiamo le migliori offerte del panorama tecnologico. E fatto il pippone del caso, partiamo proprio con lei, Xiaomi Smart Band 7. Eh sì, in questa introduzione ho già sollevato una piccola critica a Xiaomi Smart Band 7, proprio perché a partire dal prezzo, si va a perdere quella che era la filosofia di un tempo, ovvero quella di proporre un dispositivo a basso costo con funzioni comunque speciali. E perché dico questo? Perché Xiaomi Smart Band 7 viene lanciata ad un prezzo di 59,99 centesimi di euro, un prezzo questo ufficiale, quello di listino. Anche se scandagliando in rete, magari potete trovare qualche offerta che abbatte il prezzo a 49,99 centesimi di euro. Un prezzo che a mio avviso stona se consideriamo che potete trovare allo stesso prezzo, quindi a poco meno di 50 euro, la Mi Band 6 NFC, dotata quindi di questa funzionalità che vi permette di andare a svolgere anche pagamenti direttamente dal polso. A proposito, abbiamo pubblicato sul blog proprio una guida che vi permette di andare a capire come effettuare i pagamenti con NFC su Mi Smart Band 6 con tutte le carte presenti in circolazione. Ma perché ho cominciato con ciò? Per dire che Smart Band 7 di Xiaomi, non offre né GPS né tantomeno NFC. E quindi perché comprarla rispetto alla precedente generazione? I miglioramenti sono tutti a livello visivo e in un certo senso anche poco nell'hardware. Parliamo comunque della solita classica Smart Band, davvero comoda da indossare al polso, considerando un peso di soli 13,5 grammi. E proprio come le altre generazioni, però quello che viene offerto a livello di cinturino è un cinturino appunto in materiale TPU con fibbia in lega di alluminio che, per quanto risulti comodo, però al tempo stesso risulta anche poco sicuro, perché spesso e volentieri, se andate a effettuare degli scossoni o movimenti un po' più concitati, questa potrebbe sganciarsi dal proprio polso e quindi è preferibile acquistare altri cinturini, magari con una fibbia fisica e eventualmente proprio con dei passanti per tenere ben salda il tutto al proprio polso. A tal proposito, dico quindi che i cinturini di Mi Band 6 sono comunque in un certo senso compatibili con la nuova Smart Band 7 di Xiaomi. Quindi, se ne avete già di acquistati, potete provare direttamente a inserirli su di questa. E quindi la prima vera novità dove sta? Nell'aumento del display. Passiamo
siamo infatti ad un display di tipo touch con tecnologia AMOLED da 1,62 pollici, con una risoluzione di 192x490 pixel ed una densità di 326 ppi. Questo significa che abbiamo un'ottima leggibilità anche sotto luce diretta del sole. Perdiamo però la possibilità di avere un armband con regolazione automatica della luminosità, quindi dovremo agire sempre noi manualmente sul miglior valore che vogliamo ottenere a livello di visualizzazione. Luminosità che comunque arriva a 500 nits, ma che gode anche della funzione dell'always on display. A mio avviso una funzione piuttosto inutile, perché comunque basta ruotare con la gesture del polso per andare a accendere il display e visualizzare l'ora. Ma soprattutto la trovo inutile perché comunque, al netto di un'ottima visibilità sotto luce diretta del sole del display, in realtà l'always on display risulta molto fioco e quindi poco leggibile sotto il sole. Buono però il fatto che troviamo una protezione con vetro temperato e rivestimento anti-impronta, il che rende praticamente molto resistente questo display ad eventuali urti o piccoli graffetti che potrebbero crearsi durante l'utilizzo in attività sportive o anche attività normali. Vengono poi introdotti fino a 100 quadranti, peraltro anche di tipo dinamico e personalizzabili nella visualizzazione delle specifiche a display. Viene addirittura introdotto in stile smartphone una sorta di super wallpaper con sfondo di Marte, ma a parte questo devo dire che il touch, a mio avviso, per quanto sia aumentata la superficie, non mi ha soddisfatto. Questo perché comunque rimane una smart band con display piccolo, ed è vero, è aumentata la leggibilità di alcune informazioni, ma quando andiamo a muoverci all'interno del menu di sistema la superficie è ancora troppo piccola e quindi a volte potremmo andare a effettuare dei tocchi involontari per quel che riguarda il comando. Magari vogliamo tornare indietro e invece ci entra una funzione, o viceversa, vogliamo entrare in una funzione e invece ci torna indietro nel menu. Quindi io avrei preferito, come era per Smart Band 5, un pulsante fisico magari per tornare direttamente alla home. Ma ormai questo è il futuro di questa generazione di indossabili e quindi dobbiamo accontentarci. Cosa però davvero ottima è il fatto che abbiamo la possibilità, quando andiamo a monitorare uno sport, che il display rimane sempre attivo, non si spegne praticamente mai. Quindi sia che abbiamo abilitato l'always on display o la rotazione del polso, quando andiamo a monitorare un'attività sportiva il display rimane appunto attivo e quindi a colpo d'occhio abbiamo sempre sotto controllo i dati monitorati dalla band stessa, che potrebbe essere frequenza cardiaca, il minutaggio della attività sportiva, calorie bruciate e così via. A proposito di sport, la Smart Band 7 passa fino a 110 modalità sportive monitorabili rispetto alle 30 della passata generazione. Attenzione però, perché qui è tutto marketing, perché ad esempio se andiamo a effettuare lo yoga, come potrebbe essere magari il badminton, beh, i dati raccolti sono unicamente gli stessi e quindi qui avremo solamente una sorta di etichetta per andare a dividere quello che è effettivo sport monitorato, ma nulla di più. Quindi gli sport che in realtà hanno delle metriche dedicate sono più o meno sempre gli stessi. Oltre a ciò abbiamo 5 modalità di rilevamento automatico relativi a corsa all'aperto, camminata, tapis roulant, ellittica e vogatore. Quindi se vi scorderete in tale attività di andare a monitorare l'attività sportiva, dopo un tot di tempo la Band 7 vi andrà proprio a suggerire se volete iniziare un'attività sportiva, perché riconoscerà l'attività che state svolgendo. Passo avanti è stato fatto anche per quel che riguarda i valori monitorati e raccolti dalla band. Infatti troviamo ad esempio l'introduzione del valore VO2 max, ovvero il consumo di ossigeno durante una determinata attività, un indicatore della capacità aerobica del nostro corpo. Ma vengono introdotti anche l'effetto di allenamento, il carico di allenamento e il tempo di recupero. Questo permettendo quindi di andare a migliorare il futuro sport che andremo a effettuare. Non manca poi la possibilità di monitorare il sonno, addirittura la respirazione durante il sonno, questa però un'attività in fase di beta. Abbiamo poi l'SpO2 continuo, frequenza cardiaca, lo stress, il valore PAI, addirittura il ciclo mestruale. È stato fatto un piccolo passo avanti anche per quel che riguarda la precisione, anche se non si discosta molto rispetto alla precedente generazione, e quindi qua
torniamo un po' a quello che è un po' tutto il fulcro, perché a parte quanto vi ho raccontato, il resto rimane tutto invariato. Abbiamo infatti ancora una volta la resistenza alle immersioni fino a 5 atmosfere e abbiamo lo stesso menu che avevamo nel passato, anche se qui a livello grafico sono stati fatti miglioramenti proprio per l'aumento della superficie del display. Infatti, effettuando uno swipe verso il basso, accediamo a quelle che sono le notifiche. E no, se ve lo state chiedendo, non possiamo rispondere a tali, non possiamo visualizzare emoji e addirittura non possiamo dettare, ad esempio, un comando vocale, perché lui è privo sia di speaker che di microfono. Possiamo però, quando andiamo a rifiutare una chiamata, ad inviare un SMS con risposte già predefinite dall'applicazione oppure personalizzabili, anche se queste andranno però preimpostate direttamente dall'applicazione. Effettuando degli swipe laterali accediamo a quelle che sono, diciamo, le shortcut, quindi delle schede predefinite che possiamo decidere noi, andando a visualizzare ad esempio il meteo, il player musicale o appunto i dati di raccolta odierni. Possiamo naturalmente personalizzare il tutto tramite applicazione. Mentre effettuando uno swipe direttamente dalla home verso l'alto, accediamo a quello che è il vero menu di sistema. Un menu che appunto raccoglie i dati PAI, appunto la possibilità del monitoraggio dell'SPO2, dello stress, del sonno, dell'attività di frequenza cardiaca, gli sport, e abbiamo appunto altre possibilità come la sveglia. Qui cosa positiva, perché possiamo preimpostarla direttamente dalla band senza passare dall'applicazione, e quindi questo è davvero un passo avanti rispetto al passato. Smart Band 7 integra un Bluetooth 5.2 che ci permetterà l'accoppiamento in maniera rapida con l'applicazione proprietaria Mi Fitness, che non sto neanche qui a farvi vedere perché è praticamente un rebrand di quello che era Mi Fit. Vengono introdotte appunto le schede come il VO2 Max e rimane comunque un'ottima applicazione per andare a raccogliere tutti i dati monitorati dalla fitness tracker in questione. Abbiamo naturalmente la possibilità di effettuare degli aggiornamenti software, decidere quali sono le applicazioni da cui ricevere le notifiche sulla Smart Band, e naturalmente la possibilità di andare a personalizzare il valore continuo o meno dell'ossigenazione del sangue e della frequenza cardiaca, il tutto per risparmiare batteria. E già la batteria, perché anche questo valore aumenta, arriviamo a 180 mAh, rimane la solita classica ricarica di tipo magnetica, peraltro retrocompatibile anche con altre smart band del passato, e a detta dell'azienda questa batteria dovrebbe regalarci un'autonomia fino a 14 giorni. In realtà, se teniamo tutto attivo, quindi ogni sorta di monitoraggio compreso l'always on display, io personalmente non mi sono spinto mai oltre i 4 giorni. Va da sé che se andiamo a regolare alcune impostazioni tranquillamente potremmo arrivare ad una settimana, comunque un valore più che accettabile. Naturalmente ulteriori specifiche le troverete all'interno della recensione testuale, ma voglio giungere alle conclusioni, perché come detto in precedenza, la Smart Band 7 di Xiaomi viene lanciata ad un prezzo di circa 60 euro. Non abbiamo il GPS, non abbiamo l'NFC, abbiamo alcuni miglioramenti, ma personalmente io, se avessi 50-60 euro da spendere, a questo punto mi rivolgerei alla Mi Band 6 NFC, che è decisamente più completa, almeno permette comunque di effettuare dei pagamenti. Sarebbe stata una vera rivoluzione se Xiaomi avesse già integrato il tutto. Invece probabilmente o il GPS o l'NFC o entrambi verranno forse lanciati su Mi Smart Band 7 Pro, ammesso che arrivi sul mercato. Detto ciò, quindi, ragazzi, ve la consiglio? No. Onestamente no, perché con il costo attuale trovate comunque degli orologi, degli smartwatch che almeno hanno comunque una visibilità migliore e soprattutto una reattività del touch migliore, e sicuramente a poco meno trovate decisamente la Mi Band 6 NFC o altre soluzioni proposte anche dai competitor. Insomma, a questo prezzo, beh, Mi Smart Band 7 secondo me non sa da fare, a meno che non drasticamente il prezzo, allora sicuramente è un gadget da prendere in considerazione. Detto ciò, ragazzi, vi ringrazio per la visione, spero che l'onestà con cui ho affrontato questa recensione vi sia piaciuta. Per questo
vi rinvito e vi rinnovo l'invito appunto a cliccare sulla campanella per i futuri video, iscrivervi al canale, già che ci siete lasciate un bel like. Detto ciò, ci salutiamo definitivamente. Ciao da Emanuele.